Questo lunedì un video in collaborazione. La mia prima collaborazione. Con una ragazza che si chiama Nadia. Ovvero Nadia Tempest, che molte di voi immagino che conosceranno già. Voilà! Sono tornata dopo aver spalato acqua dal mio salotto perché stasera ha diluviato. Una ragazza molto bella, super spontanea, divertente e allegra sempre. Che cosa meravigliosa! Se a qualcuno fosse sfuggita, vi lascio il link del suo canale nell'info box. Grazie! Dunque, ma di che cosa volevamo parlarvi io e Nadia? Ci siamo poste questo quesito ancestrale, questa domanda vecchia quasi come il mondo. Il è nato prima l'uovo o la gallina delle relazioni? Ma che cosa vogliono le donne? Beh, in quanto appartenenti alla categoria, io e Nadia saremmo dovute essere piuttosto preparate alla risposta a questa domanda. Così come tutte le fanciulle che stanno guardando in questo momento il video. Giusto, giusto? Piantala! E così è da qui che io sono partita. Pensa che ti ripensa, ripensa che ti ripensa. Per arrivare al nocciolo della questione mi sono chiesta ripetutamente: che cazzo voglio io? Nessuno me l'aveva mai chiesto prima. Dopo giorni e giorni di rimuginamenti è arrivata l'illuminazione. Ho capito cosa voglio e ho capito che è esattamente ciò che vogliono tutte le donne. Davvero? Prendete carta e penna, uomini, perché sto per svelarvi l'altro grande mistero dell'universo. Il segreto del mondo. Le donne. E adesso mi rivolgo proprio a voi maschietti. Insomma, pensateci. Lo so che è difficile. No. Dai, t'ammazzo! Però provate per un secondo a mollare Bioshock 32 o GTA San Gennaro. Eh? Per un attimo. E andate invece a farvi una seduta di film per un pubblico femminile degli ultimi 20 anni. Oh mio Dio, che coglioni! Come vanno a finire questi film? Come vanno a finire tutti questi polpettoni allo zucchero? Pensateci. Qual è la chiave di volta che sblocca la trama e porta al caramelloso matrimonio finale? Uomo contro donna nei film. E hai ragione, sparisco. Perdonami. Che idiota del cazzo sono stato. Mi dispiace. Ho fatto un terribile sbaglio. Sono venuto a chiederti scusa. Ok, ho sbagliato, scusami. Perdonami, scusa, che sono nervoso. Mi dispiace. È la donna ad avere sempre ragione. Sempre. 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 Sempre e comunque. E quando un film non va a finire con un uomo che chiede perdono a una donna perché lei ha ragione e lui ha torto, finisce che bisogna ammazzarla. Esattamente come Glenn Close in Attrazione Fatale. Capite? Vi rendete conto? È con questo che ci foderano la mente da anni. Romanticazzeria del cazzo. Noi dobbiamo avere ragione o saremo delle perdenti. Voi dovete avere torto. O il film finirà con un omicidio. Sì, già sento le donnine. Lo so, state pensando. Minchia però, gli uomini di quei film chiedono perdono perché hanno commesso delle gravi infrazioni del codice penale sentimentale. Il che tra l'altro, se ci fate caso, nel 99% dei casi cinematografici è il tradimento. Sei andato a letto con un'altra pure. Ho fatto sesso con un'altra. Oh! Banali, ci si può incazzare solo per il tradimento a questo mondo? No, non credo. Difatti, ok, cerchiamo di non nasconderci dietro un dito. Sicuramente poi comunque qualcuna di noi le corna se ne sarà pure prese, me compresa. Perciò ognuno poi deve valutare, diciamo. Ma tornando ai film, e anzi lasciandoli stare, nella vita vera, quante volte noi donne rompiamo le palle su cose sulle quali si può anche trovare un compromesso e non avere ragione a tutti i costi. Dobbiamo andare a scegliere le piastrelle, tu devi venire. Hai promesso di aiutarmi a sistemare le foto nell'album. Dimmi che mi ami. Non mi ami più. Dillo adesso. Sono viziata. Tanino! Tanino! Ma sei un arrogante. Quanto sei esagerato, che diavolo. Un presuntuoso. Ora stai proprio facendo il deficiente. Tu metti ansia alla gente. Te la sei fatta come le altre. Fai paura. Tu prima o poi lo trovi chi ti ammazza. Lo so che per i maschietti è difficile accettarlo, ma è così, ragazzi. Ebbene sì, siamo arrivati al punto chiave. Uomini, maschi, maschioni. Se volete conquistare una donna e non avere problemi con lei, evitare le liti. Ogni momento di mugugna e di lagna e di tirar via le coperte. È così, non esiste altra soluzione. Le dovete dare
ragione. Aver ragione mi dà un pizzico di piacere. Ma non è colpa nostra, è colpa del lavaggio del cervello cinematografico. Vabbè, dai, sì, forse non è l'unica alternativa. Insomma, potete darci ragione o potete provare a cambiare il sistema. Che faccia tosta, raccontala un altro. Ehi, vabbè. Scusate. Pronto? Carmelo, ciao. Guarda, senti, mo sto a fare un video. Senti, mo non posso star lì a te al telefono, per favore, fammi finire sto video. Sì, vabbè, ho capito, ma tanto, ma di che dobbiamo parlare? Cioè, tanto lo sai come la penso. Sì, vabbè, Carmelo, ho capito, ma tanto, ma di che dobbiamo parlare? Te l'ho detto quello che penso, cioè, sinceramente non mi è andato giù. Carmelo, fraintesi. Ah, sì, ah, certo. Ah, ci siamo fraintesi. Ah, mo ci siamo fraintesi. No, non ci siamo capiti. Carmelo, me stai a sentì, tu non hai capito. Io non me so fraintesa, tu non hai capito. Ma forse sono io che mi spiego male. Non lo so, magari sono io che mi spiego male. Può darsi che tu non hai capito. Tu non hai capito perché io mi sono spiegata male. O forse non lo so, magari sei tu che c'hai un ritardo congenito. Può darsi pure quello. Però io te dico una cosa, tesoro bello, te dico una cosa. Sei tu che hai frainteso. Non io che non ho capito. Non io che ho frainteso, perché io ho capito benissimo. Guarda, io ho capito benissimo. No, bello mio, non tutti e due. Tu non hai capito, io ho capito. Sì, infatti. No, dimmi. No, ma tanto ormai mi hai mandato tutta a puttane. Forza, dimmi. Mi vuoi dire che c'ho ragione? Cioè, tu mi stai a dire che c'ho ragione? È questo che stai cercando di dirmi? Che c'ho ragione io? No. Certo. Certo, quindi sono io che c'ho tutta la ragione dalla parte mia, no? Sono io? È così, Carmè? Ah, è così, Carmè? Bravo, Carmelo! Complimenti, Carmelo! Certo, perché tu adesso mi stai a dar pure il contentino! Mi stai a dire pure che c'ho ragione! Mi stai a dar contentino, Carmelo! Tu a me che c'ho ragione non me lo dici, hai capito? Cosa? Perché io il contentino non me lo prendo perché la ragione sei dai matti! E ce lo so! Tu mi stai a dar ragione per farmi sta zitta! Ma io non ce sto zitta! Carmelo, io t'ho capito a te! Io te leggo dentro, Carmelo, io t'ho capito, cioè, ma chi ti credi d'esse? Carmelo, tu te credi furbo, Carmelo, io se ti incontro per strada, guarda, ti giuro, me giro dall'altra parte, cambio strada piuttosto, hai capito? Me dà ragione, mo, no? Carmelo, non mi riattaccare, eh? Carmelo, oh, Carmelo, tu non hai capito che fine fa sta storia? Cioè, io non mi fermo proprio più. Cioè, tu non hai capito, mi stai veramente a far andare fuori di testa. Carmelo, ci sei? Pronto? Si può sapere che cosa volete? Te lo dico, ma devi promettermi di non dire che te l'ho detto. Lo giuro. Perché è un sacro segreto. Un sacro segreto. Sei pronto? Sì. Sicuro? Credo di sì. Ok, vieni qui. Non abbiamo la minima idea di quello che vogliamo. Lo sapevo, che figlia di puttana!